Ehi, fermo lì. Non avvicinarti. Chi stai cercando? Che cosa cerchi? Ho un messaggio per Fingers, da parte dei Tiger Claws. E questo messaggio sarebbe? Due cose. Urgente e riservato. Ovvero? Significa che avete una scelta. Oh, davvero? Potete farvi fare il culo perché siete stupidi o perché siete dei ficcanaso. D'accordo. Lascialo passare, Sludge. No, preferirei vivere qui. Non spegnere le luci. Estate significa pioggia. Fingers, sai dove posso trovarlo? Se potessi farei cambio, sai. Perché deve essere tutto così convoluto? Alla fine non ti resta altro che cavi strappati e bottiglie vuote. Oh, animal grazioso e benigno. Che visitando vai per l'aere perso? Noi che tingemmo il mondo di sanguigno? Se fossi amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Sembra un vero paradiso. Credi che abbia paura di te, scricciolo? L'avrai quando tutte le mox di questa città piomberanno su questa fogna. Se hai un problema finanziario, va a lamentarti in tribunale, merdina. Pagami quello che mi devi e vattene a fanculo nei tuoi pascoli erbosi! Quel cazzo vale circa 20.000 euro. Cosa? No, quel numero di merda te lo sai. Sei arrivato fino a qui, eh? Ci tieni proprio a parlare con Evelyn. Mi vedi? C'è una fila qui. Ah, non si supera. Metti il culo sulla sedia e aspetta il tuo turno. Qualcosa non va? Questo Fingers, lo conosci? Ho sentito alcune cose, sì. Ad esempio? A volte gli scivola la mano. Che cosa ci fai qui, Judy? Quello che ci fai tu. Sto cercando Evelyn. Voglio dire, hai sempre saputo che Evelyn non era il Clouds? Per chi mi prendi? Perché avrei dovuto mentirti su una cosa simile? Perché non ti fidi di me? Già, non mi fido, ma questo non fa di me una bugiarda. Non è che le Mox tengono d'occhio Fingers? No, perché? So che le Joy Toy escono da questa clinica peggio di come entrano. Sì, beh, non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Credi che Evelyn sia qui da qualche parte? Da un lato spero di sì, perché voglio trovarla in fretta. Dall'altro, Dio, spero di no,
perché chissà che cosa potrebbe averle fatto quello squilibrato. Lei significa molto per te, vero? E come saresti arrivato a questa conclusione? Appena hai saputo dov'era, sei venuta di corsa. Quando arrivi a conoscere Evelyn, non vuoi più lasciarla. Lavoravi al Cloud? Non come Doll. Sintonizzavo i loro Virtu. È lì che ho incontrato Ev, Tom e gli altri. Fingers, dove lo trovo? Al momento sta operando qualcuno. Aspetto da un pezzo, ormai non dovrebbe mancare molto. Non farti illusioni. Sono ore che aspetto che esca. Specialmente quando riscuote il suo pagamento prima dell'operazione. Devo parlargli, è importante. Credi che noi siamo qui solo per limarci le unghie? Ah, passatemi pure davanti. Ora cerca di aprire. Sei un vero palo in culo, Mizzi, lo sai? E tu, tanto vale che bussi e scopri che sta combinando. Dovrebbe essere una cazzo di clinica, non una lavanderia a gettoni. Andate pure, non datele retta. Il proprietario della faccia aveva un bottino. Forza, andiamo. I bordi stirano i tuoi nervi ottici. Non preoccuparti, gli occhi si adatteranno. Mi sa che ha finito. Entriamo. Sì, salve. Cosa posso fare per voi? Mi serve solo un minuto. Un minuto? Tutto qui? Peccato. Potrei guardare con le tue labbra carnose per ore. Persino giorni. Ma ora sono un po' occupato. Siete Tiger Claws? Per quanto ne so, ho pagato tutto. Siamo con le Mox. Le Mox? Perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? Ho sentito che aiuti le prostitute. Beh, a pochi bambini piace giocare con dei balocchi rotti. Quindi, quando la pelle si affloscia, i socket vanno fuori posto e gli impianti si guastano. Ah, sono sicuro che avete capito. La gente paga e si aspetta qualità. Le basi del consumismo. Ti prego, le discariche offrono qualità migliore. Evelyn Parker, devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze, moltissime. Ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate, coccolate, accarezzate. Che mi dici dei registri? Terrei pure qualche documento. Non si registrano impianti come questi. Mai e poi mai scrivere nomi. Capelli blu, chip da doll, impianti da brain dance all'avanguardia ma danneggiati. È stata qui. Povera ragazza. Ho cercato di aiutarla davvero. Ma come vedi, non ho esattamente una struttura all'avanguardia. Hai detto che non sei riuscito ad aiutarla. In cosa esattamente? Se solo lo sapessi, ora sarebbe qui, felice e sorridente. Il registro di istruzioni del suo chip era fritto. Ho cercato di sostituirlo. Niente. Hai idea di cosa abbia causato il danno? Era tecnologia all'avanguardia. Non si è bruciata da sola, questo è certo. Cioè è stata attaccata? Un netrunner, direi. E anche con un gran bel codice nella manica. Vieni al punto. Il punto? Ah, sì. Beh, non ho la più pallida idea di dove sia. Basta stronzate! Che cosa l'hai fatto, pervertito? Ora, o metti una museruola a questa creatura... oppure la abbatti. È impossibile avere una conversazione con lei intorno.
Judy, calmati, ok? Così non aiuti. Dai, lascia parlare me. Ora, Evelyn Parker, dov'è? Potrebbe essere sul punto di diventare la prossima star delle brain dance illegali. Non so altro. Dove possiamo trovarla? Mi piaci. Sei vivace, coraggioso. Quando ho capito che non potevo aiutarla, l'ho sistemata e ho chiamato il mio fixer. Quello stesso giorno due tizi sono venuti a prenderla. Chi hai chiamato? Chi è il tuo fixer? Wakako. Le ho detto che avevo una doll rotta con un impianto BD. Dove l'hanno portata? Te l'ho detto, non lo so. Loro non erano molto loquaci e io non sono stupido. So che non si fanno domande a gente come quella. Non sei stupido? Che cosa credi? Perché tutte queste ragazze vengono qui e si lasciano palpare da te? Credi che sia per il tuo fascino e il tuo altruismo? Vengono perché non hanno scelta. In fondo, ti disprezzano. E sanno bene quanto sei patetico. Che aspetto avevano quei due? Come te, me e chiunque altro in questa città. Ma non mi dire, assomigliavano a te. Assomigliavano a uomini con cui è meglio non incrociare lo sguardo. Uno dei due aveva la barba. I due che sono venuti a prenderla, non hanno detto dove volevano portarla e cosa ne avrebbero fatto? Hanno parlato di un virtù con una falena, credo. Dicevano che sarebbe stata perfetta per loro, qualunque cosa intendessero. Ma non so davvero altro. L'hai venduta come se fosse un cazzo di manichino inanimato. Perché è proprio questo che era. Mi serve una boccata d'aria. Esco un attimo. Judy ha ragione. Quelli come te rendono questa città un vero inferno, giorno dopo giorno. Hai avuto quello che volevi, no? E allora cazzo, vattene da qui.